Da autore televisivo per le Iene a content creator che vive in Australia. Ciao, io sono Roberto Ricotta e in questo video vi racconto degli ultimi 6 anni della mia vita professionale, ma soprattutto del perché ho fatto determinate scelte. Perché da quando ho aperto questo canale vi ho sempre portato con me in quello che è stato il mio passato, in quelle che sono state le mie scelte, ma mai sono andato a scavare a fondo nel perché, seppur abbia fatto un video perché ho mollato le Iene. Sono ormai 4 anni che mi racconto online di cose un po' rispetto all'inizio ne sono cambiate. Ho maturato un po' più una confidenza nel parlare in camera, ma soprattutto ho adottato uno storytelling rispetto a quando ho aperto il canale che è molto più realistico e molto più come sono veramente le cose. Difatti, nei primi video, se andate a scavare, vi ho raccontato di quelle che sono state le mie esperienze, di come ci sono finito a lavorare lì e che cosa ho combinato lì dentro, però mai davvero ho scavato in profondità di quella che è stata la vera motivazione e quelle che sono state poi le skills che comunque mi ha regalato quell'esperienza che mi porto oggi con me nel lavoro che faccio oggi, ovvero quello da content creator e videomaker. Partiamo dagli inizi. Correva il 2018, partecipo a questo campus che organizza le Iene, una sorta di Masterchef per reclutare dei videomaker da tutte le parti d'Italia, e vinco questo contest. Stato tremendo, ogni giorno venivano eliminati diverse persone, eravamo in 40 inizialmente e poi alla fine siamo entrati in 5-6 circa, di cui 3 sono stati presi come cameraman e altri 3, tra i quali io, come autori junior. L'autore junior doveva praticamente scrivere i servizi sotto la supervisione di un autore senior e poi li doveva anche però riprendere e montare, quindi doveva fare il lavoro di un videomaker, però gli veniva dato addosso un po' una figura autoriale. Diciamo che io avevo applicato solo per entrare come videomaker, infatti quando mi dissero quella roba lì quasi ci ho pensato se accettare o meno perché non mi credevo all'altezza. Ora, l'esperienza alle Iene, già vi ho raccontato qualcosa, è stata molto bella, è stata molto stimolante, ma è stata anche molto difficile, molto dura. Questo perché? Perché l'ambiente alle Iene è abbastanza particolare. Diciamo che lì dentro, per come funzionano le dinamiche, un autore, come nel mio caso la mia figura junior, viene pagato solo se il servizio che sta realizzando va in onda. Questo è stato lo scoglio più grosso all'inizio. Questo è stato lo scoglio più grosso perché è brutto magari lavorare anche per diverse settimane a qualcosa che poi non ti viene retribuito. Ripensandoci col senno di poi, è uno schema che ha senso perché giustamente se tu produci qualcosa che fa schifo, cioè non ha senso farlo andare in onda, è un po' come se dovessi assumere io dei piccoli videomaker che lavorano per il mio canale, ovviamente se non mi portano nulla che abbia senso per il canale stesso, cioè per me poi diventa una perdita più che un guadagno. Posso anche capirlo, però mettiamoci nei panni di un ventenne che è appena entrato in un mondo più grande di lui. Insomma, questo psicologicamente era una roba molto pesante ed è poi anche uno dei motivi per i quali non ho mai deciso di fare un passo indietro e tornare a lavorare lì, perché ho detto, soprattutto poi quando ho scoperto il canale YouTube, i video online, eccetera, ho detto vabbè, insicurezza per insicurezza vado all in su me stesso piuttosto che lavorare per qualcun altro ed essere comunque insicuro. Questa roba qui, con tutto il contorno dove io dovevo comunque scrivere, riprendere e montare i servizi, era abbastanza pesante. Un'altra grossa cosa che ho dovuto imparare lavorando lì è stato proprio il linguaggio. Un linguaggio televisivo che per un ventenne è ormai abbastanza datato. Mi sono dovuto adattare a cose e modi di dire che ovviamente non mi appartenevano. Infatti, con la Iena con la quale lavoravo, che in realtà ha fatto anche lei da autrice, scrivevamo assieme proprio perché io non ero capace di scrivere da solo un servizio. Si chiama Mary, è una comica, spacca, devo a lei tante cose perché mi ha anche un po' passato un modo di vedere lo storytelling, a volte anche comico, tramite contrasti, eccetera, eccetera. Cosa che abbiamo imparato stando ore e ore dietro al computer a scrivere i servizi che giravamo e insomma, sono stato fortunato perché nonostante non avessi le skills, questa esperienza mi ha fatto tanto crescere. Però l'ostacolo più grosso è stato proprio il linguaggio, cioè io mi ritrovo a parlare con un pubblico spesso molto grande, perché comunque il pubblico medio televisivo ha un'età che può variare dai 50 agli 80 anni, e insomma capisci bene che non puoi parlare con lo stesso modo con il quale sto parlando io adesso, cioè io adesso sto parlando consapevole del fatto che chi mi ascolta ha o bene o male la mia età o al massimo ne ha il doppio, ma non il triplo. Quella roba lì che sembra un dettaglio stupido, in realtà fa la differenza, perché quando tu lavori e fai un qualcosa, ovviamente secondo me è molto importante, soprattutto quando racconti, perché comunque alle Iene noi raccontavamo con Mary, la Iena con la quale collaboravo, facevamo servizi comici, però comunque era pure quello
storytelling. Quando fai storytelling, quando condividi qualcosa, è bello farlo in una maniera che ti rispecchia. Quella roba lì non mi rispecchiava tanto, mi sono sempre sentito un po' distaccato dalla cosa, motivo per il quale non sono mai stato in grado di essere, tra virgolette, autonomo, cioè di scrivere da solo totalmente servizi. Insomma, quella roba lì un pochettino mi pesava. Quindi aggiungiamo questa roba qui, cioè creare una cosa in un programma fighissimo, dove però tu ormai non ti ci vedevi, combinato dal fatto che c'era uno stress psicologico pazzesco. Nell'anno in cui decido di lasciare le Iene, incontro Kamala, una ragazza australiana che matcho su Tinder, me ne innamoro follemente, lei pure di me, ma io forse di più di lei, sai, una ragazza australiana in Italia fa molto esotico. Passiamo del tempo assieme, io nel frattempo vado una prima volta in America, poi ritorno, passiamo del tempo ancora assieme, lei torna in Australia, io resto qualche altro mese in Italia prima di andare di nuovo in America, lei torna in Italia, stiamo insieme, insomma un casino. È già dagli inizi una relazione a long distance, ci rincontriamo diverse volte, passiamo diversi mesi assieme, dopodiché io vado in America, lei va in Australia e poi scoppia la pandemia. Io dall'America sarei dovuto andare a trovarla in Australia, non ce la faccio, devo tornare in Italia, e mi reinvento su YouTube. Aprile 2020, apro questo canale, inizio a raccontarmi, piano piano l'audience cresce, Kamala nel frattempo mi raggiunge a fine 2020 e finalmente ci vediamo dopo praticamente quasi un anno che non ci vedevamo. Storia assurda che vi ho raccontato in un video dedicato dove vi spiego com'è che siamo sopravvissuti a questa distanza. Io scopro un nuovo mondo, il mondo online. Mi racconto, faccio una cosa che non ho mai fatto prima, perché io ho sempre lavorato per qualcuno, perché prima di fare le Iene io ero un videomaker, ho iniziato a fare video quando avevo 12 anni, ho fatto un sacco di esperienze in giro per il mondo, però ho sempre lavorato per qualcuno. Il fatto di ritrovarmi con una mia realtà, un mio canale, pronto a raccontarmi, a dire tutto quello che volevo, senza che nessuno mi dicesse cosa fosse giusto e cosa fosse sbagliato, insomma, quella roba lì mi ha rapito, mi ha fatto innamorare. La cosa simpatica è che dopo che posto il video e racconto del perché ho mollato le Iene, dove l'ho raccontato però in maniera molto velata, non ho detto quello che ho detto in questo video, non lo so perché, ero un giovane youtuber, ci sta, con una valanga di commenti di hater che mi hanno veramente distrutto sotto quel video, ricevo poi un messaggio a settembre 2020, dove Davide Parenti, il creatore delle Iene, mi scrive, visto che sono tornato in Italia, chiedendomi se voglio fare della roba per loro. La mia risposta era ovviamente no, nel frattempo già c'era il programma di andarmene a fare un'esperienza in Australia, visto che ormai la mia relazione era diventata una roba seria. Questo a dimostrazione del fatto che io alle Iene davvero non volevo tornarci, lo vedevo come fare un passo indietro, perché avevo scoperto finalmente il mio modo di raccontarmi, uno storytelling basato sulla mia voce, cioè non proprio fisicamente così, però proprio sul mio modo di dire le cose, sul mio modo di condividere tramite video, creazioni di racconti, eccetera eccetera. Dunque, quello che succede è che alla fine rimango bloccato per un altro anno ancora da quel momento in poi. Kamala vive con me in Italia, vive un'esperienza da immigrata che è diventata quasi clandestina, c'è un video dedicato sul canale dove vi racconto le nostre vicende. Insomma, la mia vita non solo professionale ma anche privata è sempre stato un caos. Poi finalmente ad agosto 2022 riusciamo a venire in Australia, perché i confini si aprono dopo il Covid, ed eccoci qui. L'Australia è stato un capitolone, perché sono atterrato qui e già un lavoro ce l'avevo, guadagnavo online, guadagnavo anche abbastanza bene tramite i prodotti che io vendevo online, corsi, soprattutto le collaborazioni che facevo con i brand che decidevano di acquistare uno spazio all'interno dei miei video YouTube. La cosa che sin da subito mi ha fatto decidere di intraprendere questa carriera, di investire tanto in questa carriera, è stato proprio la sua elasticità. Cioè, sebbene il mio lavoro passato come videomaker e autore alle Iene era un lavoro comunque che prefissava delle basi fisiche, dunque se ogni volta che decidevo di spostarmi in un'altra parte perdevo tutto, dovevo ricominciare da zero, insomma, la cosa bella di questo lavoro è stato che io sono arrivato in un paese dall'altra parte del mondo, che parla un'altra lingua, che ha una cultura completamente diversa dalla nostra, ma che avevo già un asset sicuro con me, quello del lavoro, che comunque diciamo che copre la maggior parte del tempo delle nostre vite. Questa cosa qua è stata una figata, sono grato di questa roba tuttora, perché questo significa che se io domani volessi tornare in Italia lo potrei fare tranquillamente senza problemi, però nel lungo andare, come poi vi ho raccontato in alcuni video, soprattutto l'anno scorso, è diventata quasi una croce, perché lavorare online, soprattutto con un pubblico non internazionale, quando ti trasferisci all'estero può diventare un po' alienante. E infatti da qui nasce l'idea di creare un format da zero a videomaker, dove vi ho portato con me nel mio reinventarmi come videomaker e come esperto di storytelling dall'altra parte del mondo. Ovviamente da zero a videomaker, zero sta per nessuno mi conosce, perché in realtà io faccio video da quando ho 12 anni, adesso ne ho 27, fate voi i calcoli.
piccoli, mazza sono vecchio. Però insomma era il concetto, il fatto di cercare di farmi trovare da dei clienti, sebbene qui nessuno mi conoscesse. Che cosa è successo? Poi, se volete approfondire nel come l'ho realizzata questa cosa, sparatevi tutti i video degli ultimi mesi. Però ce l'abbiamo fatta e ad oggi posso dire di lavorare come videomaker in Australia, oltre che continuare a fare il mio lavoro di content creator e avere soprattutto riscoperto la mia funzione da storyteller coach, aiutando voi online tramite corsi e consulenze private a raccontarvi al meglio, così da poter spaccare e poter realizzare anche voi i vostri sogni. Andiamo al punto però di questo racconto, perché sul mio canale di dettagli su come... Ok, la camera ha praticamente, esatto, smesso di funzionare. Un'altra cosa che dobbiamo sapere è che qui in Australia ci sono le stagioni invertite, in questo momento a gennaio 2024 è estate. Vabbè, finisco il discorso qui. Il punto di tutto questo pippone è che... Ok, nel frattempo è arrivata un pezzo fondamentale della storia. Oggi ho raccontato di tale Kamala, l'australiana. Sono qui in Australia, diciamo, anche per colpa sua. Cosa è secondo te la cosa in comune tra quello che facevo prima e quello che faccio adesso e perché continuo a fare questo? Storytelling. È sempre storytelling. Se ci pensate, il punto di tutto questo è che... Puoi andare adesso se vuoi, non ti sentire costretta a restare. C'è caldo qua dentro, sì, ricordo. Il punto di tutto questo è lo storytelling. Con tutte queste esperienze ho scoperto quella che è la mia missione. Qui dove mi racconto, fuori dove racconto per gli altri. E ho capito una cosa, ho capito che lo storytelling ha un potenziale incredibile. Lo storytelling è la vera arma per poter fare cose oggi, grazie anche ai social. Mi appassiona davvero tanto tanto tanto. Dunque, se anche voi credete in questo potenziale dello storytelling, se vi piace vedere gli altri raccontarsi o volete anche voi iniziare a farlo, seguitemi, perché qui, oltre che a portarmi in questo mio viaggio che ancora non si ferma, cioè nel senso sono appena arrivato qui a Sydney, insomma, se almeno una di queste cose di cui vi ho parlato oggi vi accende qualcosa dentro il cervello, ci vediamo nei prossimi video. Il prossimo video sarà molto interessante.